evidente che il risultato dell'andata, già di per sé molto eloquente per quanto riguarda la qualificazione al Sensati dalla parte opposta nella vecchia tribuna centrale. Ora vediamo il Trepenne prova ad andare in avanti, già fermata l'azione degli uomini di Ceci, ancora il numero 19 che ci prova Miljevic, quindi provo Elia. Esatto. Non si offenderà nessuno, Piero. Non si offende nessuno, sì. Ancora Rad Belgrado che è arrivato ieri, ha alloggiato fuori San Marino e nella vicina Verucchio, e mentre il Trepenne naturalmente è rimasto in ritiro qui in Repubblica, come ci ha detto mister Ceci nella conferenza stampa di presentazione. Intanto non scendiamo in campo per contenere le perdite, ma proviamo a fare una buona prestazione. Rad Belgrado si cerca di giocare appunto per l'onore, per la bella figura, partendo anche dal fatto che ieri per esempio il Trefiori con il Valletta è riuscito a segnare un gol, quindi c'è un piccolo campionato nel campionato fra le squadre sammarinesi in Coppa. L'anno scorso la migliore è stata il Faetano che ha fatto 0-0, il Trepenne proprio qui allo stadio di Serravalle perse 9-2 contro una formazione della Bosnia, segnando la prima doppietta storica di un con Mirko Palazzi in una partita di Europa League. Ecco, tu hai vissuto direttamente l'incontro di Belgrado, sì, quindi puoi darci delle dritte. C'è una differenza così sostanziale tra le due squadre come il punteggio terreno? Infatti anche nella gara di andata, nella dichiarazione della vigilia, il tecnico serbo aveva detto proprio che stavano lavorando molto per il campionato e quindi è una squadra che corre davvero molto. Non a caso in 7 minuti a Belgrado abbiamo preso 3 gol. Ecco, ed è famoso il Rad Belgrado per essere comunque una formazione tosta, desta sorpresa il quarto posto in campionato, credo che al terzo posto il Vojvodina o qualcosa del... Ecco, quindi si trova a dover disputare il primo turno di Europa League quando potrebbe essere una... Zan Belgrado e Stella Rossa sono un po' le due formazioni più conosciute e rinomate del campionato serbo, non a caso addirittura Belgrado come città 6 squadre che giocano del calcio. E pensa che il Real Belgrado, per il Real Belgrado questa è la seconda partecipazione nella sua storia in Coppe Europee, la prima era stata quasi 20 anni fa, eliminazione contro l'Olympiakos greco, quindi oggi arriverà un pezzo di storia comunque per loro perché passeranno il turno. Giovane e fa proprio da serbatoio per il Partizan o la Stella Rossa di Belgrado, che pescano a piene mani i prodotti che Rad Belgrado diciamo vede prima e poi lancia. Ora ancora la squadra ospite in avanti con il numero 7 Mkela, vediamo che si accentra, cerca lo scambio centrale, non è riuscito, interviene con non precisione di stare a sinistra cercando un po' di confondere le acque. Eccoli qua i rumorosissimi e poco simpatici, mi dicono, e poco tranquilli tifosi serbi. Noi non possiamo dire nulla, ma so insomma che è meglio non discutere con loro. Sicuramente nella partita di andata hanno dimostrato di tenerci, anche perché hanno incitato il Rad per tutta la gara e pioveva davvero tantissimo. Ancora Rad Belgrado, questa volta l'intervento difensivo ha successo, poi la palla viene messa da Stanojevic in fallo di Sandro Macerata, un nome che gli sportivi sammarinesi conoscono bene perché ha militato per tanti anni nel San Marino. Anche campione di San Marino in carica, considerando che fino a esattamente 3 settimane fa giocava nel Trefiori, ha vinto il campionato sammarinese, ha deciso... Attenzione! Una occasione, vediamo che il fuorigioco, ecco esatto, di Pinieri che era schierato centralmente, un Marcantonio questo Pinieri che magari soprattutto nelle mischie o nei traversoni dalle fasce può farsi sicuramente rispettare. Ora palla da
una fascia all'altra per quanto riguarda il Rad, serie di dribbling, traversone dalla parte opposta, Cibelli lascia un bottino così severo, non si vuole assolutamente sopportare qui anche in casa. Scende Rad Belgrado, secondo tiro dalla bandierina, gran mucchio in area, praticamente il Trepenne è tutto schierato nei propri 16 metri, cerca di le mani da parte di Nikola Lekovic, palla ancora in fallo laterale, finora comunque dobbiamo dire pericoli la squadra ospite lì ha. Sì. Non li ha creati. Sì, infatti posso confermare un po' quello che dicevi, nel senso che il Rad Belgrado non è partito fortissimo rispetto a quanto visto una settimana fa, sta amministrando moltissimo palla, fa girare, anche perché è particolarmente caldo rispetto alla scorsa settimana, il Trepenne è molto più attento. Ricordo che rispetto a Belgrado sono rientrati Mikhail Vlosky, che è un centrale difensivo di origine russa che non era venuto a Belgrado per motivi col visto, e poi Sandro Macerata, che non c'era lui, anche lui. Ha perso però due giocatori altrettanto importanti, Stefano Cesi, si tratta del capitano Francesconi, espulso a Belgrado, e soprattutto Mirko Palazzi, il giocatore delle Rimini, che ha fatto molto molto bene nella partita di andata, saltava quasi sempre l'uomo. Ancora ospiti in avanti, attenzione, traversone, il colpo di testa è del numero 7 Mkela, che almeno non guardiamo il numero sulla maglia, ma dovrebbe essere schierato dal mister Slavko Petrovic come esterno difensivo sinistro, e invece opera sulla destra e fa l'attaccante, dobbiamo dire. Quando la squadra ospite avanza con tutta la batteria, ora hanno visto il portiere fuori dai pali, una posizione, poco fa abbiamo visto Danilovic addirittura quasi a metà campo, sì. Quando la squadra amica, ecco, e vediamo anche un pallonetto intelligente, terminato di poco alto, anche se ci è parso che il portiere potesse intervenire. Macerata cerca di proteggere la palla che esce in fallo laterale, ancora Andrei Mkela, un 19enne, infatti andiamo a dare un'occhiata, perché prima Elia ci ha detto è una squadra molto giovane, in effetti il portiere, che di solito dovrebbe essere quello di esperienza, ha 23 anni, un'età diciamo molto giovane per quanto riguarda il ruolo, non giovanissima, mentre per esempio Pantic e Mkela, che sono i due esterni bassi di difesa, hanno entrambi 19 anni, sono del 1992. C'è poi l'esperto Branislav Jovanovic, un 85, 26 anni, attenzione, è rimasto a terra. Sì, è scivolato, purtroppo il terreno viscido probabilmente ha giocato un trabocchetto al giocatore serbo, si è fatto male da solo, adesso possiamo anche rivederlo, tra l'altro Piero stava entrando, ecco, sulla palla, guardate, infatti perde l'appoggio e quindi batte anche la schiena, credo. Una schienata direi importante. Alla fine però ha anche guadagnato un calcio d'angolo. Beh, no, per lui forse era meglio cercare la conclusione, non era questo quello che voleva, però si è alzato per fortuna senza apparenti guai fisici, attenzione, e la conclusione termina sul fondo, non distante dall'incrocio dei pali, la conclusione è stata di Kojicic, Nemanja Kojicic. Dicevo, per andare ancora a scartabellare nella carta d'identità dei serbi, Jovanovic è un 85, 26 anni e forma con Pajovic la coppia centrale di difesa, 25 anni il secondo. Poi abbiamo un ventenne, numero 19, Miljojevic, Luca,
e un Andrić, mezzala, che ha 24 anni, 23 anni, Mitrovic. Kojić è un 21enne, Stojanovic è a 23 anni, 22 Lekovic. Sì, diciamo pure che, insomma, è una formazione che ha delle prospettive importanti. Tra l'altro ti segnalo un giocatore, Piero, che è in panchina, il numero 11, si chiama Milan Perso ed è il fratello di Dado Perso, quello che è nazionale appunto serbo. 21 anni questo Milan Perso. Ora ancora un calcio di punizione. Tutto bene, buono il traversone di Cibelli, forse un po' troppo lento, non ha avuto difficoltà ad uscire Branislav Danilovic. Ti segnalo un'altra curiosità, Piero, che riguarda le maglie, perché Trepenne e Rad Belgrado hanno gli stessi colori sociali, il bianco-azzurro, e una curiosità, il Trepenne gioca praticamente in casa con la seconda maglia, la stessa maglia, quella da trasferta, che poi ha usato a Belgrado. Ecco, per ospitalità, ma è chiaro che all'inizio per un attimo ho avuto incertezza. Bravo ad uscire Federico Valentini, ha allontanato la minaccia, si lotta caparbiamente 2 metri fuori area, c'è ancora questo Mkela che davvero è un mosca zezze, insistente sempre sulla fascia, prova addirittura a volte ad accentrarsi e a tentare la conclusione, finora impedita dal Trepenne, che si chiude bene soprattutto al centro. Ecco, vediamo questo, il traversone di Pantic, la respinta di Federico Valentini, la replica con il portiere Danilovic proprio al limite dell'area di rigore. Ancora un altro passo e sarebbe stato calcio di punizione a favore del Trepenne, palla che viene lasciata correre in fallo laterale da Bonini, e assisteremo alla rimessa con le mani. Sì, i ritmi direi che non sono elevatissimi, anche no, per il grande caldo e l'umidità. L'umidità soprattutto. Sì, è una serata particolarmente umida e questo sicuramente non agevola le due formazioni, considerando anche che il Trepenne dopo questa partita praticamente ha concluso la stagione. Per il Rad Belgrado invece c'è il secondo turno da giocare già la prossima settimana, quando il 14 scenderà in campo anche la Juvenes Dogana. Ecco, per quanto riguarda la Juvenes ancora si hanno notizie per l'avversario di attenzione, metà luglio. Piero, attenzione, vediamo, niente, brava Snick. E il Trans, una squadra estone, all'andata la formazione macedone ha vinto in Estonia 4-1, credo che non ci siano grossissimi problemi e passerà il turno sicuramente la squadra della Macedonia. Quindi il 14 si dovrebbe giocare qui a San Marino la gara di andata del secondo turno preliminare, il 21 in Macedonia. A meno che non ci sia la richiesta di qualche inversione di campo, esatto, insomma. Sì, cosa che può succedere. Ah, bellissima, bellissima questa conclusione. Siamo al 19° e al limite dell'area ha provato la conclusione Andrić, Nemanja Andrić, 24. Continua la formazione del Real Belgrado, attenzione perché sono in area di rigore, adesso arriva questa conclusione centrale, fortunatamente per Valentini non era fortissima. Il club è un'insidia anche questo pallone, Piero, perché è il pallone famosissimo dei mondiali del Sudafrica, mamma mia, lo Zabulabi, e tutti i giocatori si dicono sempre che ha una traiettoria particolare. È molto leggero, io non so di quale materiale possa essere, però a volte mi sembra di giocare calcio a 5 o qualcosa del genere, perché sarà stato commissionato ad una ditta specializzata. Sì, perché lo sponsor tecnico della nazionale sammarinese è l'Adidas, di conseguenza il pallone non può che non essere Adidas. Che ricordo l'estate scorsa durante i mondiali sudafricani, insomma, soprattutto per i portieri era una
Via Crucis, e soprattutto ricordo bene che i giocatori, sapendo questo, gli attaccanti soprattutto, tentavano anche le conclusioni da lontano. Sì, ricordo tra l'altro che si lamentavano Buffon e Casillas, se si lamentano loro. Beh, ci prova Cardini, Gabriele Cardini, effettuato, attenzione, palo, rete! Rete! Bellissima punizione di Cardini! E al 22esimo il trepenne è passato in vantaggio. Calcio di punizione magistrale dai 20 metri, palla che ha colpito il palo e si è insaccata dalla parte opposta. Ecco, vedete inquadrati i giocatori del Trepenne che stanno festeggiando l'autore del gol. Ecco la ripetizione, vedete la splendida punizione di Cardini e palla che termina in rete. Eh sì, Piero Cardini è uno specialista, quest'anno con la maglia del Murata ha segnato gol importanti, davvero una gran bella soddisfazione per lui, era imparabile, lì poteva esserci qualsiasi portiere, palla che sbatte sul palo e va dentro, è davvero una grandissima soddisfazione anche per il Trepenne che per la prima volta in tre partite va in vantaggio. Aveva segnato a Mostar l'anno scorso un gol che poi aveva segnato Pinieri, ma la UEFA ha dato autorete e due gol con Mirko Palazzi nella gara di ritorno, persa 9-2, e qui è davvero una gran bella soddisfazione perché si può pensare veramente questa sera a una piccola impresa, direi. Diciamo che è un gol che se non altro aiuta ad avere coraggio. Certo. Ancora un calcio di punizione per il Trepenne. Intanto Piero si può rivedere ancora il replay del gol. Sì, davvero bello. Traiettoria sopra la barriera, palo e rete, diciamo pure imparabile. Sì. Vediamo ora se ci sarà la reazione da parte del Rad Belgrado. Attenzione. No, io li ho visti da vicino proprio a Belgrado, fisicamente sono molto molto dotati, anche un po' una caratteristica dei giocatori serbi, comunque dell'ex Jugoslavia, lavorano molto da questo punto di vista sull'aspetto atletico fisico, però magari qualche volta perdono un pochino, soprattutto nei giocatori di difesa, sull'aspetto tecnico. Questo magari può essere un vantaggio per le squadre dilettantistiche come le nostre, magari. Bravissimo qui Michael Boschi. Bravo, bravo davvero, molto calmo, tranquillo. Abbiamo detto, il gol è una medicina incredibile perché sa dare coraggio davvero, e sappiamo bene che la sicurezza di quello che fai è già un punto di vantaggio, sì, rispetto agli avversari. Sì, si vede proprio che Michel Vlosky è un giocatore importante, grandissima serenità anche in questa giocata, con un altro bellissimo anticipo, esce palla al piede. Ecco, altra possibilità. In questo caso però viene Chiaruzzi, Nicola Chiaruzzi attende i compagni che arrivino in avanti, così non è stato e la palla è ritornata tra i piedi del Rad Belgrado. Intanto siamo al 26esimo minuto del primo tempo e in campo sta succedendo quello che magari tutti i tifosi sammarinesi si auguravano, ma che comunque rimane una sorpresa, soprattutto dopo il risultato dell'andata. Attenzione, il tiro e rete! Che gol incredibile! E rete. Gol incredibile, Piero! Splendido, splendido davvero, il numero 27, Kojić, ha realizzato, 26esimo minuto, ha stoppato il pallone da fuori area. E dopo appena 4 minuti dal gol di Cardini ha realizzato una magnifica rete centrando proprio l'angolo alto, lo possiamo rivedere in replay, e nulla da fare per Valentini, come prima nulla da fare per Danilovic. Peccato, 1-1 dopo soli 4 minuti, comunque rimane il fatto del gol di Cardini. Sì, un gol veramente molto bello quello realizzato da Kojić, che ha segnato tra l'altro un gol anche nella partita di andata, nelle 6-0 di Belgrado, direi imparabile per Valentini,
e qui non ci può fare nulla né la difesa né il portiere. Forse l'unico rammarico è magari che hanno permesso proprio a Kojčić, esatto, di farlo girare al limite dell'area, magari si poteva evitare. Attenzione, ultimo degli arrivati in fatto di costituzione fisica. Attenzione. Cibelli mette al centro, forse con un po' di timore, poteva sicuramente giocare meglio questa palla. Forse Piero, con il timore di essere recuperato, ha cercato di anticipare la giocata, infatti l'ha messo di esterno destro, gli è venuto un cross troppo piano sul primo palo, il compagno sta andando. Forse, non so se hai notato di che stazza fisica è il numero 2, sì, sì. Con Cibelli, insomma, Cibelli è un fuscello contro una quercia. Sì, è vero che non sono tutti messi i nostri. Cercano di dialogare nella propria metà campo i serbi, il Trepenne li attende nella propria tre quarti, ora c'è ancora qui Mikhailovski ha dovuto, derivante anche dal fatto che eri in vantaggio, adesso ti hanno subito raggiunto e ha avuto paura, ecco, ha avuto timore e ha c'è stato un contatto di spalla, solo che ho detto prima, c'è una abissale differenza fisica tra i due. Sì. Comunque direi, Piero, che Rad continua a fare la sua partita dopo il pareggio, sì. 1-1, non si fermano, cercano il gol i giocatori serbi. Prova la conclusione, bandierina del calcio d'angolo, rinvio corto da parte della difesa del Trepenne e ora riprende il gioco dal cerchio di centrocampo con Mitrovic che allarga sulla sinistra, cercano lo scambio ripetuto, i giocatori serbi possono... Qui Valli ruba un bel pallone. Secondo me non è stato veloce il numero in corridoio, anche se non mi sembra lo scatto la miglior qualità qui gioca di Pinieri. Una bella palla intanto. Bello! Prova la conclusione e c'è la bloccata di Danilovic, applausi meritati. Siamo al 31esimo, il tiro è stato di Bonini, che è stato molto bravo, che era entrare sul sinistro. Tra l'altro oggi Stefano Cicci lo propone in un ruolo abbastanza inedito, perché lui è un centrocampista e fa il terzino destro, con terzino destro alle spalle di Alex Gasperoni. Potrebbe magari in futuro diventare anche una soluzione per il CT Mazza, perché Bonini e Alex Gasperoni sono due che fanno parte del gruppo della nazionale sammarinese. Da diversi giocatori questa squadra alla nazionale, ci sono oltre a Bonini, Gasperoni, anche il secondo portiere Vatante per Mazza. Certo, e queste partite servono per crescere sia fisicamente che in esperienza per gli incontri internazionali. Ancora Rad Belgrado che prova a giocare, si inserisce bene questa volta e arriva ai limiti dell'area prima di servire Stanojevic. Cibelli però si fa anticipare, mi sembra un po' troppo timoroso il numero 7, soprattutto nei contrasti. Avanza anche la traversone e poi gol di Cardini, uno splendido calcio di punizione, palo e poi palla in rete. 4 minuti dopo appare bene dall'altra, lo stesso per il Rad Belgrado. Direi che comunque un risultato che rispetto all'andata non ci sta schiacciando così tanto. Abbiamo visto Stefano Cecci, il mister, guardare l'orologio. Evidentemente se il Trepenne potesse andare al riposo sull'1-1, non lo dico più perché poi magari succede qualcosa, il tiro dal limite è una bella Macedonia di frutta, ecco, benissimo. Sì, è vero. Allora, ancora Trepenne che prova centralmente, percussione ottimo per... E Cibener, che è il primo tra l'altro. Cambio, primo calcio d'angolo, s'accentra il numero 8 Cardini, l'autore del gol, e va a batterlo traversone. Il avversario ha chiuso gli occhi, altrimenti poteva provare a schiacciarlo. Sì, poteva essere un'ottima opportunità per il centrale
difensivo del Trepe. Cardini ricordava Piero Arcide la bellissima punizione pareggiata poi praticamente da un grandissimo gol di Kojčić, una conclusione da fuori area molto molto bella. Tra l'altro, insomma, sia Cardini che Pinieri sono due giocatori che anche guardando la carta d'identità, insomma, sì, di esperienza ne hanno. Probabilmente con questo caldo, anche se i ritmi non sono elevati, potrebbero scontare nella ripresa. Speriamo di no, perché comunque sono due punti di riferimento importanti, soprattutto fino a questo momento Cardini. Ecco, attacca ancora Mkela. Guarda su Cibelli che gli ruba il tempo, se non altro ne ferma l'azione. Ora è Mkela e poi Pantic, traversone, buono il disimpegno di Macerata su Cibelli, poi vediamo Pinieri un po' legato, diciamo, nel tentativo di disimpegno, cerca di recuperare, attenzione, questa volta c'è pericolo! E c'è il 2-1, abbiamo visto difesa del Trepenne non a posto sul disimpegno sbagliato. È una doppietta, Piero, perché segna ancora Kojčić. Kojčić, sì, esatto, con la maglia numero 27, quando esatto, siamo al 37esimo minuto. Sarebbe magari appunto bello, come ce lo stanno facendo rivedere dalla regia di Maurizio Zannoni, non lo so, non si vede se era un po' più avanti, però qui la difesa si è fatta prendere, la diagonale non è venuta molto bene, Bonini doveva stare più centrale perché Raggini era un po' più avanti, peccato direi, perché abbiamo perso una palla che avevamo... Disimpegno, la difesa di casa era completamente fuori posizione. Esatto, sì, avevamo conquistato palla, stavamo ripartendo, davvero... Peccato, sì. Peccato, 2-1... Sì, era praticamente impossibile sbagliarlo quel gol perché era a un metro dalla porta. Stato bravo a rubare il tempo al proprio angelo custode e la Fri, insomma, sono bravi ad approfittarne di qualsiasi disattenzione. Abbiamo visto anche il tentativo di Pinieri di recuperare, ma ci è sembrato molto legato. Ecco, protegge bene il pallone. Qui ha perso un po' il passo, Valli poteva anche provare la conclusione in porta, era al limite. Ora poi ci se ne va in contropiede. Qui era un po' forse fuori gioco. Forse era offside. Siamo... Scivola. Per essere sfruttato al massimo ha bisogno di essere bagnato. Intanto Piero, guarda, rivediamo. Ecco, esatto, abbiamo visto l'increno di gioco, non fosse quel scivolo di Bonini un sintomo anche di un po' di affaticamento, perché è chiaro, giocano sotto ritmo il Rad Belgrado, ma loro credo abbiano tutti altri ritmi rispetto, sì, alla squadra di casa. Sì, non stanno spingendo obiettivamente molto, ma lo dico alla luce del fatto che io ho visto la partita di andata, cioè nel senso ero là, quindi ho visto il ritmo del Rad Belgrado nella gara di andata. Al 22esimo minuto stava 4-0, al 12esimo 3-0, quindi veramente un ritmo molto molto elevato. I giocatori delle Trepenne di Stefano Cecchi erano stati bravissimi a cercare di contenere al massimo, però comunque 3 gol, 4 nel primo tempo li avevano concessi. Adesso sta 2-1 qui a San Marino con il vantaggio del Trepenne. È un peccato perché se... Beh, intanto comunque continuano a far festa anche i tifosi del Real Belgrado, che non sono mai stati zitti un attimo, si vede che... Sono arrivati qua a San Marino in 200, sì, e sappiamo bene che sono sempre un'incognita, però in questo momento un'incognita piacevole, perché stanno incitando la loro squadra, sono il gruppo ultra, credo. Esatto, sì. Attenzione, ancora il Rad che insiste sulla sinistra, traversone e anche questo intervento, insomma... Angoli che sono obiettivamente molto molto pericolosi, proprio alla luce del fatto che, come dicevi tu, sono fisicamente molto dotati. Infatti Pinieri sui corner torna a saltare di testa e in attacco ci va Valli per il contropiede. Abbiamo visto una buona uscita con scelta di tempo ottima da parte di Federico Valentini, c'è il vantaggio, ma vedete che i tifosi... Siamo praticamente sulla linea di metà campo, no?
E Cibelli queste entrate le soffre a prescindere, perché è comunque fisicamente svantaggiato. Attenzione al limite, buona la posizione, ma Pinieri si trovava con le spalle alla porta. Ora vediamo se riusciamo, magari va fortissimo questo numero 7 Merkel, sì, sulla ottimo, ottima corsa, ottimo passo. E comunque non tolgono mai il piede, anche in questa circostanza, calciato, esatto. Macerata, loro hanno continuato lo slancio. L'ha tolto Macerata, subito sì. Dopo il rinvio ha pensato bene che forse il piede è meglio che rimanga attaccato alla gamba piuttosto che no. Intanto Piero siamo a 50 secondi dal termine. Attenzione, attenzione, pericolo, perché poi... E poi Piero... Abbiamo visto Jovanovic addirittura, traversone... Colpo di testa! Ecco, bravo Valentini. Bravo, davvero. I primi, vediamo un po', si tratta del numero 8, se non sbaglio, numero 8, Jovanovic, e praticamente agli sgoccioli del primo tempo. Mancano esattamente 40 secondi. Ricordo ancora che vince il Rad Belgrado 2-1 qui a San Marino e che il Trepen era andato in vantaggio con un gol straordinario di Cardini. Adesso Cibelli ha cominciato ad adattarsi, ha alzato anche lui un pochino le mani, c'è stata una spinta ai danni del suo diretto avversario, l'arbitro. Insomma, un po' bisogna farsi anche rispettare. Abbiamo visto che i giocatori sammarinesi fino a questo momento di falli ne hanno fatti davvero ben poco, e di entrate quando l'avversario va via difficilmente fanno l'entrata cattiva. E probabilmente non vuole essere cattiva neppure quella dei serbi, solo che loro sono abituati a giocare così. E si va al riposo, dopo un minuto esatto l'arbitro non concede sconti, si va al riposo qui all'Olimpico di Serravalle con pennellata da parte del mezzo destro del Trepenne. Ancora Rad, attenzione, attenzione, arriva a occasione il Trepenne, vediamo, buona la conclusione e palla che colpa. Meriterebbe davvero di poter segnare un gol, e qui c'è andato davvero vicino. Attenzione, questa volta siamo da... Benissimo. Pinieri, riusciamo a toglierci una soddisfazione, questa palla che rimane lì. Il Trepenne ha avuto un attimo di crisi fisica all'inizio della ripresa, ma ora ci sembra molto motivato, deve attendere comunque. Squadra ospite che ora prova centralmente. Ancora l'autore di due reti nella partita di questa sera ha cercato l'appoggio ad un compagno. Ancora serbi, attenzione, questi sono davvero pericolosi sui traversoni perché fisicamente sono... Su Cibelli, direi. Su Cibelli, che mi sembra che abbia recuperato comunque buona corsa. Sì, è vero, anche perché ho notato che si è alzato un po' il vento qui a Serravalle, che aiuta, non è mai male, che infatti sta aiutando anche il recupero fisico delle Trepenne. Attenzione, benissimo, Federico Valentini esce, anticipa compagni avversari, soprattutto avversari. Thank you.
Intanto Piero, sono 26 minuti nel corso del secondo tempo, la palla non esce, quindi non riesce il Trapenna a effettuare questa seconda sostituzione e quindi a far entrare Maurizio Di Giuli, che finalmente può entrare in campo anche lui quando i minuti sono 26. Tempo, però il cambio ancora non arriva per il Rad Belgrado. Vediamo se riusciamo a partire contro i piedi, perché si può creare lo spazio. Eravamo troppo bassi nell'occasione e non è potuta partire l'azione di contropiede. Ora attenzione, perché attaccano centralmente, prova lo scambio per fortuna dal limite dell'area il numero 22 Andric a fil di palo. Siamo al 27, ma la possiamo rivedere tra l'altro nel replay. Controllo al limite dell'area col destro, poi la piazza esce di niente, proprio veramente di niente. Intanto il cambio anche per il Trapenna. Esatto, entra il dunque il numero 6, esatto, Randelic. Azione ora ancora del Rad, ma siamo ancora sulla metà campo e quindi il Trapenna può andare a coprire gli spazi in difesa. Ma questa sera gli avversari non sono solo del Rad Belgrado, dobbiamo difenderci da altro. Sì, infatti conviene a questo punto ogni tanto spiegarlo, perché sennò sembriamo matti. Siamo praticamente presi d'assalto da vespe, direi. Da vespe che sembrano elicotteri, sì. Tra l'altro. E abbiamo il nostro... Attenzione, stupendo gol del numero 28, stupendo gol al mezz'ora. E si è segnato Stanojevic, che aveva segnato anche nella partita di andata, è uno dei migliori giocatori di cui dispone Petrovic. Ha preso proprio, ecco, rivediamo, sì. Ancora un errore, quello che ha causato poi il gol nel primo tempo, e Stanojevic ha davvero battuto imparabilmente il portiere Federico Valentini. Sì, partita direi chiusa, rimane il rammarico per quella traversa colpita da Cibelli, che poteva portare al 2-2. Sì. Però forse Piero anche il rammarico, perché il secondo e il terzo gol sono praticamente venuti da due, esatto, disimpegni sbagliati. Il, esatto, primo in possesso palla, il secondo con Chiaruzzi che dà questa palla a Rini, palla che non si dà mai così in orizzontale. Esatto, cioè è proprio nelle regole del calcio non dare mai palla interna, con linea interna, laterale, perché è micidiale. Se sbagli mandi in porta gli avversari. Esatto. Terzo gol del Rad. Ora cerca di giocare in scioltezza la squadra ospite. Ottimo, ottimo davvero. Il numero 19 Bonini è uscito con grande autorità. Poi il fatto da poco, e quindi doveva giocarla facile lì, ha cercato una cosa troppo difficile qui Federico Nanni. Anche se dobbiamo dire
Cibelli era abbastanza libero, sì. Però è chiaro che non era forse la soluzione ottimale per l'occasione. E si sta preparando anche il terzo cambio per il Rad, pronto a bordo campo con il numero 21 Raspopovic. Ottima questa azione, ancora un pericolo, giocano ora sul velluto gli ospiti, il tiro ed è il numero 21 Raspopovic, mamma mia. Un 18-19 uomini in area, prova la conclusione, incredibile, annullato Piero perché c'era la posizione credo irregolare sulla traiettoria di un giocatore serbo, ha fatto un gol incredibile, adesso sarebbe da rivedere perché se riusciamo a rivederlo, il portiere magari non è intervenuto anche perché è stato ingannato dall'uomo che era in traiettoria, comunque la conclusione è stato toccato, sì. Forse di testa, esatto. Ed era in offside, l'intenzione, la conclusione in girata di un pallone che davvero... Allora tra poco ci darà spazio anche a un'altra punta, si tratta di Olivieri, di Alex Olivieri, sarà lui il terzo cambio e ultimo per il Tre Penne. Olivieri anche lui protagonista della cavalcata delle Tre Penne in questa stagione, nella gara di andata era a disposizione ma veniva a termine di questa partita, praticamente smetterà col calcio. Quindi è una soddisfazione quella di poter dire calcio, ma ho giocato in Europa. Ancora confusione in area con un batti e ribatti, si salva faticosamente il Tre Penne, ma come vedete niente. Peccato per quella traversa di Cibelli, avrebbe segnato il 2-2, avrebbe dato coraggio alle iniziative del Tre Penne e da quella traversa poi gli ospiti hanno trovato la forza e il coraggio di ripartire per battere Federico Valentini. Abbiamo notizie anche per quanto riguarda i prossimi avversari della Juventus. Sì, perché il Rabotnički, e chiedo perdono, ha vinto 3-0 contro la formazione estone del Trans, forte anche del 4-1 della partita di andata, quindi non era in discussione l'avversario. Giusto per la cronaca, vi diamo questo ulteriore aggiornamento sul risultato. Ferma Cibelli, Cibelli che riesce, ha trovato anche snellezza e coraggio il numero 14 Chiaruzzi. Palla del Tre Penne in avanti, giallo da parte del direttore di gara. Troppo, e quindi assistiamo ad una rimessa in gioco da parte dello stesso portiere serbo. Diciamo che questo direttore di gara ha ristabilito un po' la verità, nel senso che all'andata sembravano i giocatori sammarinesi, da quello che tu mi hai detto, sì. E i cattivi di turno questa volta, ma due ammonizioni direi giuste, quella nel primo tempo di Pantic e questa ora. Intanto ci hanno portato anche il comunicato stampa da parte dell'ufficio della federazione che ci fa presente che gli spettatori sono 521. Attenzione Piero, perché qui Olivieri ha fatto un bello scatto in avanti, adesso però deve difendere palla. Peccato, ha cercato il colpo, buona presenza direi da parte dei tifosi ospiti che saranno circa 200 forse, quelli preventivati, sì. Quelli preventivati, diciamo che giocare a metà luglio insomma una volta sembrava pazzia, ma oggi con il calcio aperto a tutte le realtà e lasci a correre, già battuto il calcio di punizione,
scambi sulla tre quarti da parte dei giocatori serbi. Si avanza ora centralmente, si cerca l'apertura sulla fascia, comunque il trepennare di Europa League. 3-1 il risultato per il Rad, la nota piacevole è il vantaggio del splendido dal limite dell'area che ha centrato l'angolo alto alla sinistra di Valentini. Ancora comunque Rad in avanti alla ricerca del poker, si salva il trepenne, rinvio su ripresa con Stanojevic che ha infilato dal limite alla mezz'ora. Poi c'è stato anche un gol annullato per decisione tra l'altro giusta, ma vogliamo rimarcare anche una traversa parte superiore di Cibelli su assist di Pinieri. Pinieri era entrato in possesso di palla grazie a una clamorosa svista della difesa del Rad. Traversone, Regini interviene con autorità, buono in questo caso, pallone lungo, Cibelli prova ad impossessarsene, ma rientrano gli ospiti in vantaggio di possesso palla con Miliovecic. Sì Piero, intanto ti interrompo, ho raggiunto qui bordo campo, ti segnalo 3 minuti di recupero. Benissimo, 3 minuti di recupero del collaboratore dell'arbitro, diciamo pure un 3-1, lo ripeto, che può accontentare sia la fame degli ospiti di comunque fare valere la loro superiorità. La qualificazione non era certo un problema dopo il 6-0 dell'andata. Per il trepenne c'è stato il magnifico gol di Cardini che può davvero dare soddisfazione alla squadra delle avversarie più indigeste, perché insomma trovare nel sorteggio più avvicinabili, diciamo. Cerca Bonini di amministrare palla, Reggini, palla dentro per Mikhail Koski. Intanto Piero se n'è andato il primo dei 3 minuti di recupero. Sì, cerca di tenere possesso palla il trepenne e anche gli ospiti. Pabile, dobbiamo dirlo, quindi un plauso anche a lui che ha tenuto alta la pressione nel settore appositamente attribuito ai tifosi ospiti, diciamo circa un 200, che comunque per tutti i 90 minuti hanno urlato a squarciagola l'incitamento alla propria squadra. Davvero indomabili questi tifosi, che comunque possono essere orgogliosi di avere una squadra giovane. Palla in mano, si ferma il bandieratore, no, ci ha sentito o ci ha visto e ha cominciato nuovamente a mandare la bandiera col vessillo del Rad Belgrado. E l'arbitro in questo momento manda tutti a casa, c'è l'applauso dei tifosi verso la propria squadra, si abbracciano anche i giocatori del trepenne a centrocampo. Termina 3-1 questo. Sì, Piero, abbiamo qui con noi subito Stefano Ceci, gli rubiamo subito un minuto. Benissimo. Direi Stefano.